nuovo video tutorial. Oggi ho voluto provare per la prima volta con voi la Balm Voyage di appunto The Balm, che avete visto nel video e nel vlog, nel secondo vlog di San Valentino, perché appunto me l'ha regalata il mio ragazzo. Ho iniziato questa volta dagli occhi, non dalla base, perché appunto essendo la prima volta che la provavo, non sapevo quanto potessero essere polverosi gli ombretti, e per evitare i disastri ho fatto prima gli occhi e poi la base. E devo dire che non sono affatto polverosi, voi lo vedete anche insieme, cioè lo vedete anche da soli nell'applicazione, che sono assolutamente degli ottimi ombretti, super super scriventi tra l'altro, anche i colori più chiari. Io non so se adesso da qui noterete qualcosa, ma sicuramente nel tutorial questa cosa ci farete assolutamente caso. Ho fatto anche un piccolo disastro perché nella parte inferiore della palette ci sono dei lip and cheek. E ho voluto appunto provare un blush, ma non avevo idea di quanto fosse pigmentato, e quindi ho fatto tipo un po' un piccolo disastro, ma ho rimediato, insomma. Spero che questo make-up, insomma, vi piaccia, e vi lascio al tutorial. A dopo! Eccomi qui, come vi dicevo, la protagonista di questo tutorial è la Balm Voyage e è veramente bellissima perché, come vedete, ha tanti colori neutri, tanti colori colorati, che vedete questi viola, questi verde, ha un giallo e dei rosa e dei lilla, e poi sotto ha questi tre lip and cheek, uno un po' più rosso, uno diciamo color corallo e uno fucsia. Iniziamo subito stendendo su tutto l'occhio la Love Stage di Essence. Con il kit di Wet n Wild, il colore più chiaro, vado a riempire le mie sopracciglia usando il pennellino. Inizio prendendo il D3, che è questo colore leggermente dorato, e lo vado ad applicare all'inizio dell'occhio. Come vedete è davvero molto molto brillante. Con un pennello leggermente angolato prendo il C4, che è un marrone molto molto particolare perché ha dei riflessi davvero bellissimi, anche leggermente rossastri. Prendo poi sempre con lo stesso pennello il B4, che è un marrone molto più scuro, come vedete. Dalla videocamera non si nota, ma ha anche dei riflessi violacei all'interno. Come noterete, sono anche davvero molto molto pigmentati questi ombretti, quindi vanno anche dosati bene. Prendo questo rosa poco poco shimmer, il B1, e lo applico sotto l'arcata sopraccigliare, e lo vado così a sfumare con il marrone più scuro, perché, come sapete ormai se mi seguite da un po', non mi piace lo stacco troppo netto di colore. Riprendo il marrone rossastro e lo vado a ripassare al centro della palpebra, e lo stesso lo faccio con il dorato all'inizio dell'occhio. Prendo con un pennellino piccolo il C1, che è un colore molto luminoso, e lo applico proprio solamente nell'angolo del sopracciglio e nell'angolo interno. Prendo la Double Glam di Kiko nella parte marrone e la applico come fosse un eyeliner. Con il pennellino vado a prendere un po' di prodotto in modo tale da fare la codina molto più precisa, appunto, come fosse un eyeliner, e l'applico anche nella rima interna. Sotto la rima inferiore voglio applicare questa matita di Verrocher, che è un bellissimo color rame, diciamo, ed è molto luminosa. E la vado a pressare con questo ombretto, che è l'A1, che ha dei riflessi rosa molto particolari. Applico adesso il mascara, questo è di Estée Lauder ed è il Sumptuous Infinity. E questo qui sarà il risultato finale degli occhi. Eccomi qui con entrambi gli occhi truccati, e ora passiamo alla base. Iniziamo stendendo questa crema colorata dell'erbolario con un pennello. Applico poi il Super Stay 24 ore di Maybelline sulle occhiaie e sulle piccole imperfezioni che in questo periodo, devo dire, abbondano.
e lo vado a stendere un po' con le dita e un po' con la spugnetta in base, diciamo, a come mi trovo meglio in alcuni punti. Applico la cipria Hollywood di Neve Cosmetics, che andrà appunto a fissare tutto e a minimizzare anche i pori. La Bama Mama di The Balm, ormai sapete che la adoro, e vado a fare un leggero contouring. Applico l'Instant Anti-Age della Maybelline sotto gli occhi, sul naso e su tutte le zone che voglio illuminare e lo vado a sfumare bene con un pennellino. Voglio provare questo appunto lip and cheek di The Balm, ma ho esagerato con la quantità non sapendo quanto fosse pigmentato. Quando è così basta riprendere il pennello ancora sporco di fondotinta e aiutarsi un attimino per farlo uniformare con la pelle e non avere un effetto a chiazze. Sulle labbra vado ad applicare questo matitone della ELF ad effetto matte che a me sinceramente non fa impazzire, ma con questo trucco mi piaceva. E per dare più effetto volume applico al centro delle labbra la matita perfettina di Neve Cosmetics e l'ultra glossy di Kiko, per avere un effetto più volumizzante. Questo qui sarà il risultato finale, è un look molto molto semplice, adatto secondo me anche proprio a tutti i giorni. Mi dispiace, come vi dicevo, che non si notano alcuni riflessi davvero molto molto belli di questi ombretti, e che a prima vista possono sembrare dei semplici ombretti, invece sono davvero meravigliosi. E niente ragazzi, spero che questo tutorial vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!